È, è stato e continuerà ad essere anche per questa tornata elettorale il tema centrale sul quale si scontreranno i tre candidati a sindaco per la città di Fano alle prossime elezioni di maggio. Piano sanitario regionale, destino del Santa Croce, ospedale unico a Muraglia. Le opposizioni attaccano lancia in resta il sindaco Seri anche per la scelta di far costruire a Fano una clinica privata convenzionata stile Cotignola, recriminandola come un barattolo con ceriscioli per dire sì all'ospedale unico provinciale. Mentre il primo cittadino invece rivendica la giustezza di questa decisione come appropriata ed opportuna per la città di Fano, che così avrebbe due strutture anziché una. Du gustis meglio che one, recitava uno spot pubblicitario ormai divenuto un cult. Ma propaganda a parte, sta di fatto che questa sera va in scena in consiglio comunale un passaggio chiave di questa vicenda, ovvero si vota un atto amministrativo propedeutico alla realizzazione di una struttura sanitaria privata nella zona di Chiaruccia. Si tratta di un primo passo consistente in una delibera contenente una variante di destinazione d'uso dell'area individuata per la sua realizzazione. Questa è la superficie di 4 ettari sulla quale dovrà essere edificata la clinica, la struttura sanitaria privata. Area edificabile 10.000 metri quadri, quindi tutto il rimanente sarà parcheggio e verde pubblico. Mentre dall'altra parte della strada, di via Campanella, esattamente alle mie spalle, in maniera speculare sorgerà la nuova caserma dei Vigili del Fuoco. Se la clinica privata ha tempi draconiani, decisamente dovrebbe essere per la nuova caserma dei Vigili del Fuoco. 6.500 metri quadrati di lottizzazione per una superficie complessiva dello stabile di 1.000 metri quadrati. Davanti verrà realizzato un ampio piazzale ed una moderna autorimessa. La parte abitativa inoltre sarà su due livelli e potrà ospitare 36 Vigili del Fuoco. Il costo di quasi 2 milioni di euro è interamente finanziato dal Ministero dell'Interno, col quale sono stati effettuati tutti i passaggi necessari da parte del comune, compresa la cessione del diritto di superficie al demanio. Ora il progetto esecutivo deve ricevere la vidimazione della regione e, se tutto va bene, a settimane si potrà indire il bando per la sua realizzazione.